e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video ricetta e oggi ricetta personalizzata richiesta da voi. Se anche tu vuoi che realizzi la tua ricetta personalizzata o il tuo video personalizzato salutandoti, citandoti e rispondendo alle tue esigenze, devi iscriverti al canale, mettere un bel like, lasciare un commentino qui sotto e attivare le notifiche. Seguimi anche su Instagram, dove puoi chiedermi quello che vuoi e dove posto regolarmente, e incominciamo subito. Oggi rispondo a una richiesta di Federica che mi chiede come creare una specie di pozione dimagrante per l'estate, perché è diffidente da tutti quei prodotti messi in commercio molto costosi per dimagrire. Allora, io penso che anche i prodotti messi in commercio siano buoni. C'è una piccola, diciamo, ricettina che utilizzo quasi sempre quando mi avvicino all'estate, che è con la curcuma, e poi vi farò vedere anche con che cosa. La curcuma comunque la trovate in tutti i supermercati, è questa sostanza di colore giallo ocra. E prima di incominciare però vi spiego perché ho scelto la curcuma e quali sono le proprietà della curcuma. Vi dico principalmente i benefici. La curcuma è antiossidante, aiuta a disinfettare sia il fegato che l'intestino ed è anche un antidolorifico e antinfiammatorio, rafforza il sistema immunitario, previene alcuni tipi di tumori e aiuta a contrastare colesterolo e zuccheri nel sangue, è antistitichezza e ha doti antibatteriche, quindi per questa ragione aiuta tantissimo a dimagrire e a far depurare il fegato e lo stomaco. In questo caso vi andrà a togliere tutte le tossine in eccesso, vi disinfetterà, appunto se avete un'infiammazione in corso o avete mangiato molto male, ad esempio tanta cioccolata, tanto cibo che fa venire la gastrite, la curcuma aiuta tantissimo a disinfettare e disinfiammare. È naturale, quindi non contiene schifezze, sappiamo esattamente cosa c'è dentro. Comprando un barattolino possiamo farlo tutte le volte che vogliamo, io consiglio di farlo ogni 5 giorni, non tutti i giorni perché comunque agisce già, quindi non ce n'è bisogno, però anche se lo fate ogni 5 giorni, ogni 4 giorni o comunque 2-3 volte a settimana può andare bene. E assolutamente non ci sono controindicazioni da quello che so io, ovviamente la curcuma non va presa in questo caso a cucchiaiate e mangiata così, ma faremo una ricetta con anche altri ingredienti per renderla liquida e incominciamo subitissimo. Ok, in un pentolino ho fatto bollire un po' di acqua, non tantissimo, e ora vi farò vedere cosa ne farò. Vado ad aggiungere alla curcuma che ho creato. Ovviamente io l'ho fatto in questa tazza, cioè in questa ciotolina, perché è trasparente, non avevo una tazza trasparente, ma voi fatelo in una tazza in modo tale che potete berlo, perché il problema è che io non ho tazze trasparenti e sarebbe un po' un problema di prendere. Allora, vado a mettere un po' di acqua e creo tipo come una sorta di zuppa e poi vado a rimescolare così. Ora vado a prendere un altro ingrediente per renderlo un po' più dolce e un po' più diciamo gustoso, però voglio utilizzare un dolcificante naturale. Ora vi farò vedere che cos'è. Vado a prendere il miele mille fiori, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di miele, il mio è bio, però in realtà se non contiene troppo zucchero va bene qualsiasi miele, e appunto vado a metterne un pochino, circa, diciamo, vado a metterne tanto così all'interno. Lascio un attimo in posa per farlo sciogliere e poi vado a girare. La consistenza sta diventando più corposa e chiaramente più gustosa, perché comunque la curcuma ha un sapore che non piace a tutti. Anche il miele ha le sue proprietà, quindi appunto le sue proprietà, tra cui che è un dolcificante naturale, quindi che fa meno male degli zuccheri complessi, comunque fa meno male anche dello zucchero di canna, perché in realtà
è un dolcificante naturale. Alcuni mi hanno chiesto lo zucchero di canna se va bene e quante quantità se ne può prendere. Sì ragazze, lo zucchero di canna va meglio dello zucchero normale, però comunque zucchero, quindi non è che perché di canna se ne possono prendere 22 bustine, è comunque zucchero. Vale lievemente meglio, però io in realtà non uso proprio più zucchero in generale, perché comunque è zucchero, quindi se proprio vogliamo togliere lo zucchero, togliamo anche quello di canna, magari facciamolo gradualmente, passando da uno zucchero bianco a uno zucchero di canna e poi senza zucchero, o a dolcificanti come il miele naturali. Ed ecco qui, si sta sciogliendo e sta diventando pronto il nostro intruglio. Sta diventando pronto il nostro beverone. Questo beverone è molto economico e aiuterà tantissimo tutte voi a tornare in forma, a disinfettare fegato, stomaco, e quindi sono contenta di avervelo fatto vedere perché è davvero utilissimo e poi non costa praticamente nulla. E quindi ecco qui, ora ve lo avvicino e vi faccio vedere meglio. Se ti va, seguimi anche su Instagram, mi chiamo Ciancinina, ti aspetto per fare una chiacchierata o comunque per non farti perdere tutte le novità e tutti i prossimi video che farò come spoiler. Ti mando un bacione e buon dimagrimento, ciao!